Mario Galli è stato nominato socio onorario della Federazione Italiana Canottaggio, un riconoscimento importante che il commissario straordinario ha voluto condividere con tutto il territorio per il lavoro svolto negli ultimi anni in ambito remiero. È arrivato questo riconoscimento non previsto e non richiesto, per il quale ovviamente ringrazio sia la federazione che il suo presidente Abbagnale. In realtà credo che riconoscendo questa cosa a me come presidente del comitato organizzatore di tutti gli eventi di canottaggio di questi anni e degli anni futuri, in realtà si sia voluto da parte della federazione porge proprio un riconoscimento a tutto il territorio e a tutte le persone, a partire dai componenti del comitato stesso, più tutte le altre moltissime persone che in questi anni hanno lavorato e stanno lavorando proprio per questi eventi. Quindi da una parte vabbè, sicuramente un po' di soddisfazione personale, ma soprattutto la soddisfazione di vedere riconosciuto tutto un territorio per quanto sta facendo. Credo che la federazione insomma si sia resa conto finalmente che, anche se la federazione è italiana, se ci sono società di canottaggio un po' in tutto il territorio nazionale, ma che il cuore pulsante è qui in Lombardia e in particolare proprio in queste nostre zone di laghi cisalpine, con la provincia di Varese sicuramente al primo posto. Quindi un riconoscimento sicuramente da apprezzare per quello che rappresenta, e dall'altra parte proprio il fatto di aver sancito definitivamente l'importanza del lago e del territorio nel panorama, ormai possiamo dirlo senza problemi, internazionale del canottaggio. Consegnato a Bruxelles il premio Eden, la provincia di Varese entra ufficialmente nel più grande network turistico al mondo, con il nuovo asse Gavirate-Luino, che farà perno sul canottaggio. È un risultato veramente importante, nel senso che questa iniziativa di Gavirate e Luino, quindi delle due amministrazioni, delle società sportive canottiere in particolare, che hanno seguito tutto l'iter della partecipazione al bando, l'agenzia del turismo che comunque ha fatto da regia tutta l'iniziativa, ha permesso appunto di arrivare a questo risultato, che siamo stati scelti tra le 5 migliori località in tutta Italia, quindi la provincia di Varese appunto con queste due località ha ottenuto questo risultato, nel settore, devo dire assolutamente significativo, del turismo sostenibile, quindi è stata premiata in particolare appunto queste due località sono state premiate per l'accessibilità che hanno sia gli impianti sportivi che gli impianti ricettivi, quindi ristoranti ed alberghi e tutto quello che ne consegue da un punto di vista logistico. Il premio poi è stato sottolineato appunto nei giorni scorsi anche a Bruxelles, dove sono state concentrate tutte le iniziative europee equivalenti, credo un centinaio, e quindi la provincia di Varese è stata prescelta tra le 5 migliori in Italia e tra le 200 migliori in tutta Europa. Quindi un risultato veramente significativo da sottolineare e che, voglio dire, ci incentiva sicuramente a continuare su questa strada, portando avanti iniziative importanti dal punto di vista turistico, di promozione del territorio e sportive, sempre con un occhio di riguardo le persone diversamente abili, che però trovano in questi impianti adeguata organizzazione per poter svolgere con soddisfazione la loro attività sportiva. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.